Ora andiamo nel vicino Veneto, perché assieme con Rosario Padovano c'è Vito Vittorio, coordinatore della lista civica per Tabaro, sindaco. Agevoliamo il collegamento audio e video con il Veneto. Grazie. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Vito Vittorio, portavoce delle liste di centrodestra, in particolare di Angelo Tabaro, che questa settimana si sta godendo il sole dell'Istria. Speriamo che Angelo Tabaro ci possa vedere, naturalmente, e anche dalla Croazia, perché il segnale dovrebbe arrivare fin lì. Dunque, Vito Vittorio, è una situazione politica un po' particolare. Ci sono stati questi incontri, però non si è giunti a un nulla di fatto con Bertoncello. Beh, certo, noi abbiamo ribadito al sindaco Bertoncello che la situazione che si è venuta a creare è in qualche modo rispecchia la volontà dei cittadini. Cioè, i cittadini hanno in modo inequivocabile votato al primo turno, superando la maggioranza assoluta, la coalizione che ha sostenuto Angelo Tabaro. Al ballottaggio il sindaco è stato bravo nel convincere i cittadini a votarlo e quindi ha vinto il ballottaggio per l'elezione di sindaco. Questo dice la legge, così si è verificato, abbiamo sindaco Antonio Bertoncello e abbiamo una maggioranza qualificata in consiglio comunale composta da 11 consiglieri che fanno riferimento alla coalizione. Ecco, voi non accettate, pur avendo i numeri, l'etichetta di minoranza solo perché Bertoncello ha vinto il secondo turno? Ma la minoranza, questo non lo dico io, lo dicono i numeri, insomma, la coalizione ha preso 7.044 voti al primo turno a fronte di 6.056 della coalizione di Bertoncello. Lo stesso Angelo Tabaro ha preso 7.400 voti e il sindaco, lo ricordo, è stato eletto con un numero di voti inferiore al ballottaggio, ma noi abbiamo immediatamente riconosciuto la come dire, regolarità e la giustezza delle elezioni. Però Bertoncello, se non sbaglio, proprio da questi studi ha ribadito il concetto che lui avrebbe riconosciuto la maggioranza numerica del centrodestra in consiglio. Qual è la sua posizione in merito? Noi abbiamo preso atto di questo riconoscimento, abbiamo chiesto al sindaco di tradurre in atti concreti questo riconoscimento. Riconoscimento vuol dire prendere atto che questa è la maggioranza e quindi noi abbiamo chiesto al sindaco, se desidera governare, di fare riferimento a questa maggioranza. Esiste una maggioranza democraticamente eletta e il sindaco deve prendere. È quello che vogliono, che hanno voluto gli elettori, probabilmente. Quello che hanno voluto gli elettori, ai quali credo sia necessario dare una risposta. Ecco, un'ultima cosa: Bertoncello ha fatto riferimento anche al fatto che Tabaro avrebbe accennato alle larghe intese in giunta. Lei cosa ne pensa? Larghe intese vuol dire andare per gradi, quindi riconoscere nei fatti che esiste questa maggioranza, con questa maggioranza, come dire, predisporre gli strumenti e un percorso di governo. Voi volete che il sindaco si rivolga a voi e non qualche mediatore, o sbaglio? Questo credo che sia la premessa indispensabile, ma non solo, il sindaco deve decidere se vuole governare, lo deve fare riferendosi a questa maggioranza. Cioè a voi? Quindi, certo, se invece desidera, come dire, compiere azioni di mero potere, allora il discorso non ci interessa. Ringraziamo Vito Vittorio, dunque la linea alla redazione centrale.